Nel video di oggi, parleremo di alcune persone che hanno rischiato la propria vita per salvare quella di Rufy. Rufy e Nico Robin iniziano come nemici, ma dopo che Robin gli salva la vita ad Alabasta, Rufy si fida sempre di più di lei, e lo dimostra permettendo a Robin di unirsi al suo equipaggio senza alcuna riluttanza. Trafalgar Law e il suo equipaggio hanno combattuto la battaglia di Marineford, e hanno sopportato gli attacchi degli ammiragli solo per salvare Rufy. Dopo la morte di Ace, ha impedito ad Akainu di uccidere Rufy, ed ha esortato gli altri pirati di Barbabianca a difenderlo, poiché Ace aveva sacrificato la sua vita per lui. Ivankov ha contribuito a salvare la vita di Rufy con i suoi ormoni curativi. Portò Rufy al livello 5.5, la sua terra dei trasformati. Ha spiegato a Rufy che al costo di 10 anni di vita, avrebbe avuto una minima possibilità di sopravvivere al veleno di Magellan. Poi ha iniettato ormoni curativi a Rufy, che è stato consumato dal dolore e dall'angoscia. Inazuma ha previsto che l'operazione sarebbe durata 2.5 giorni. Tuttavia, Rufy riuscì a completare con successo il processo in 20 ore. Durante il loro primo incontro, Rei Ju notò subito che Rufy stava lentamente morendo, per gli effetti dell'ingestione della pelle velenosa del pesce pietra corazzato. A differenza del fratello minore Yonji, Rei Ju scelse di salvare la vita di Rufy, risucchiando il veleno dal suo corpo, come ringraziamento per tutto ciò che i capelli di paglia avevano fatto per Sanji. A Thriller Bark, Zoro decise di rinunciare alla sua vita, per salvare Rufy da Bartolomeo Kuma, perché era pronto a morire per il sogno del suo capitano. Kuma trova ammirevole questa fiducia e si commuove per la compassione di Zoro. Mentre inizialmente assisteva Rufy, solo per proteggere e salvare Ace, Jinbei si affezionò a Rufy a tal punto da proclamare, mentre combatteva contro Akainu a Marineford, che avrebbe dato volentieri la sua vita per proteggere Rufy. È stato Jinbei a liberare Rufy dalla sua autocommiserazione e dai suoi dubbi. L'uomo pesce fece capire a Rufy che anche se Ace era morto, aveva ancora la sua ciurma. Dopo la battaglia di Fisherman Island, in cui Rufy perse una grande quantità di sangue, Jinbei offrì il suo sangue per la trasfusione. Il loro unico incontro è avvenuto quando Dragon ha salvato Rufy dalla cattura di Smoker a Rogue Town. Rufy divenne buon amico di Bentham dopo che questi si scusò per aver causato loro problemi ad Alabasta, e distrasse i Marine, in modo che i cappelli di paglia potessero fuggire. Bon Kurei arrivò a sacrificare la sua vita, per salvare Rufy e gli altri prigionieri di Impel Down, fingendosi Magellan, e ordinando l'apertura delle porte della giustizia, durante l'arco di Impel Down. Shanks è il pirata che ha salvato la vita di Rufy, quando ancora era un bambino. Ha sacrificato il suo braccio per salvarlo da un re del mare. Ha detto di aver scommesso il suo braccio, per il futuro. Così facendo, ha mostrato a Rufy cosa serve per diventare un pirata. Rufy, infatti, aveva dichiarato in giovane età, di voler diventare un grande pirata come Shanks, e lui, voleva mostrargli cosa significa essere un pirata. Ovvero rischiare tutto, e magari perdere un braccio, o peggio la vita. Braccato dal governo mondiale per il suo lignaggio, Ace fu catturato e condannato a morte, il che portò alla battaglia di Marineford, in un vero e proprio scontro di poteri. Ace fu liberato, ma sacrificò la sua vita per proteggere il fratello minore Rufy, da Akainu. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.